Da 7 secoli è il sigillo del comune campeggia in cima alla sede del municipio, ma ora è il cosiddetto Serafino di Sarnano, l'angelo di fuoco donato da San Francesco come stemma del paese, trasloca in Piazza Alta e diventa anche una scultura. Nel giorno del suo 758° compleanno, Sarnano festeggia così la sua nascita come comune libero, avvenuta il 1° giugno del 1265, inaugurando un nuovo gruppo scultoreo firmato dal maestro Fabrizio Savi, che immortala nel bronzo una leggenda che si tramanda nei secoli e che, come un mito fondativo, racconta il legame del borgo con il santo. Secondo questa storia, San Francesco avrebbe pacificato i signori che si contendevano l'emblema da inserire nello stemma del paese. Imprime con il suo cordone questo serafino sulla cera, e da quel momento decide lui stesso che doveva essere lo stemma del paese. Eppure lo stemma non è l'unico dono lasciato da San Francesco qui a Sarnano. Le sue tracce sono ovunque, ancora custodite nel Palazzo Comunale, un tempo parte del complesso francescano, e poi anche nella biblioteca, grazie al suo prezioso fondo librario, ma anche nell'eremo di Soffiano e nel convento di Roccabruna, tappe queste di un nuovo itinerario francescano su cui il piccolo borgo terremotato vuole puntare per rilanciare il turismo dopo il sisma. Vorremmo e stiamo lavorando per creare un flusso e un itinerario con la nostra biblioteca e con l'itinerario che già esiste, un'app Easy Travel che fa da guida del centro storico attraverso il cellulare. Noi potremo convogliare i turisti in queste zone, collegandola sempre con la Via delle Cascate, che inizia qui sotto e che quindi ha la sua valenza dal punto di vista turistico.